Buonasera a tutti e benvenuti al concerto che volevamo chiamare d'estate, ma visto il tempo non so se è sicuramente adeguato come nome. È il concerto finale, diciamo prima delle meritate vacanze per i suonatori e per tutta la Società Filarmonica di Morvegno. Direi anche che vi ringraziamo proprio per tutto il lavoro che avete fatto quest'anno e sicuramente concerto che ascolteremo verrà, come tutte le volte, molto apprezzato dal pubblico. Avevamo voglia di collaudare anche all'esterno la struttura e il concerto sarebbe stato sicuramente bello anche apprezzato all'esterno, ma l'auditorium ormai ci ha già abituato ad ascoltare e sappiamo che il risultato è sicuramente molto positivo. Concerto, abbiamo detto, di fine stagione, per cui risentiremo alcuni brani che abbiamo sentito nei concerti precedenti, ma ci sono anche delle novità. Il maestro Boiani Pietro, che chiamo sul palco, conclude la sua seconda stagione e sta già ieri sera, ha già illustrato quali sono i programmi per il prossimo anno e vi posso garantire che sono molto impegnativi e quindi buon lavoro e buon lavoro a tutti. Io finisco subito di fare presentatore, cedo il microfono a Irene che sarà lei che ci racconterà cosa suonano e prego. Buonasera, iniziamo con il brano Fanfare Truccata dell'americano Ed Hackby. Hackby è uno dei compositori statunitensi che vanta maggiori successi e riconoscimenti a livello mondiale. La sua enorme conoscenza dell'organico mandistico e la sua abilità di adattare la musica elaborata agli strumenti a disposizione gli ha permesso di essere inserito nel 1996 nella Hall of Fame dei direttori per banda. Cresciuto musicalmente nello stato dell'Oklahoma, Ed Hackby utilizza uno stile compositivo molto fresco e brillante, cercando in maniera contrappuntistica il dialogo tra le diverse sezioni della banda. Dirige il maestro Pietro Boiani.
Carmen è un'opera lirica in quattro atti del compositore francese Georges Bizet. La sua prima rappresentazione avvenne all'Opéra Comique di Parigi il 3 marzo del 1875, quindi 135 anni fa. Inizialmente l'opera non ebbe grande successo e Bizet, morto 3 mesi dopo la prima rappresentazione, non poté mai vederne la fortuna. La Carmen colpì sin da subito il pubblico parigino, sconvolto dal forte realismo che portava in scena ogni sfumatura della cittadina di Siviglia, agli inizi Ottocento. Ma la Carmen era davvero un capolavoro. Negli anni successivi l'opera raccolse applausi in tutti i teatri del mondo, grazie all'affascinante ricchezza dell'invenzione musicale, alle melodie morbide e sensuali, alla duttilità dell'armonia utilizzata, alla leggerezza delle danze e dall'intrigante storia d'amore che animavano la giovane Carmen. I personaggi che Bizet mette in scena sono Carmen, la protagonista, bella e vivace Sigaraia, simbolo dell'amore sensuale e del giocare coi sentimenti, Micaela, donna dai sani principi, legata alla nostalgia per il paese natio e rispettosa della casa e del matrimonio, Don José, gendarme innamorato della giovane Carmen e vinto dalla gelosia, vittima anche di un militarismo descritto dal compositore in maniera bonaria. Ed infine Escamillo, il torero, sfacciatamente virile ed amato da Carmen. La suite che vi proponiamo ora apre con l'avvincente tema del preludio al primo atto, segue Aragonese, contraddistinto dal malinconico solo affidato all'oboe. Il terzo tempo propone le note della celebre Abaniera, una danza sensuale dal ritmo lento e regolare. L'ultimo movimento della suite è infine dedicato alla canzone del torero, Toreador's Song. A voi la suite, tratta dal Carmen di Bizet. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Perdi oltre il Grange. Composto nel 1937, il brano si caratterizza per l'utilizzo di temi tratti dai canti popolari che Grange raccolse in un viaggio tra il 1905 e il 1906 nelle zone del Lincolnshire, una contea della regione delle Isole Orientali in Inghilterra. Ogni tema proposto costituisce un ritratto musicale del cantante che ha eseguito davanti a Grange la propria melodia. L'intenzione del compositore è infatti quella di mettere in risalto la personalità del cantante e le sue abitudini in canone, utilizzando forti contrasti tra legato e staccato, ed enfatizzando la tendenza verso l'ampiezza e la delicatezza del suono. Le suite, che è stata ad eseguire la Filarmonica di Morvegno, comprende 3 dei 6 movimenti scritti originariamente da Grange. Il primo, Lisbona, il secondo, Orstow Grange, ed il sesto, The Lost Lady Found, Lincolnshire Pony. Thank you.
un compositore ci ha saputo regalare molti capolavori al repertorio valdistico. Le Corsa Splendid è un brano descrittivo in cui il compositore mette in musica un'immaginaria situazione di sbarco di un vascello corsaro. I temi proposti, l'alternanza del carattere utilizzato, incita ad immaginare questa epica avventura di mare. Buon ascolto con Corsa Splendid. Dirige il maestro Pietro Boiani. Thank you.
le loro leggende. Avremo modo di ascoltare infatti la marcia di Brian Boru, dedicata al primo re d'Irlanda, che riuscì ad unificare il paese dopo anni di sanguinosi conflitti. Si passerà poi alla dolce melodia di Grace O'Malley, che racconta l'eroismo della rivoluzionaria regina irlandese, amata da tutto il popolo e protagonista di molte leggende. Una danza di corte introdotta dal sassofono contralto ci porterà infine al racconto della battaglia di Carrick Castle, fortezza situata nell'Irlanda meridionale. Un dramma vincente che saprà regalarvi molte emozioni. Di Robert Smith, Legend and Lore. Thank you.
usati intrecci ritmici. I tre tempi che la compongono prevedono l'utilizzo da parte del compositore di colori e di ritmi mai sfruttati, finalizzati a mantenere sempre desta l'attenzione dell'ascoltatore. La marcia iniziale risulta infatti essere costruita su di un tempo di 7/4, assolutamente un ritmo usuale per le bande da parata. Il secondo tempo, valse, alterna battute a tempo binario ed altre ternarie, creando quindi sempre una voluta instabilità. Il rondò finale dà spazio a tutte le sezioni della filarmonica, proponendo sempre in maniera differente il tema esposto in apertura. Le doti musicali di Robert Jäger fanno sì che un'opera scritta per organico bandistico, addirittura nel 1966, mantenga ancora oggi mutate le proprie caratteristiche di brillantezza e freschezza. Jäger frequentò la Murray State University nel Kentucky. Suo compagno di corso fu Dennis Johnson, uno dei direttori per banda più famosi al mondo, che abbiamo avuto la fortuna di avere con noi nello scorso mese di maggio. Esperienza unica che molto ha lasciato a tutti i suonatori e che speriamo di poter ripetere anche nel corso della prossima stagione musicale. Buon ascolto con la terza suite di Jäger.